Verranno aperti due fascicoli sugli scontri di ieri a Genova, uno su quelli tra polizie e antagonisti, l'altro sul pestaggio da parte degli agenti della giornalista di Repubblica. Cambiamo argomento, decine di migliaia di studenti oggi in piazza in tutto il mondo per il secondo sciopero globale in difesa del clima, protesta che ha attraversato 119 paesi. Allora, vediamoli con Irene Fioretti. Cosa vogliamo? Agire per salvare il mondo? Ora! Questo è lo stesso slogan ripetuto in lingue diverse dall'Australia alle Filippine, India e soprattutto in Europa, dove la protesta è nata. Il secondo sciopero per il futuro del pianeta è fatto di voci, idee e coraggio in un'onda umana di giovani che ha coinvolto oltre 120 paesi e 1600 città. 5.000 studenti hanno marciato a Berlino, oltre 17.000 ad Amburgo, Francoforte e Bruxelles, sosta obbligata davanti alle sedi istituzionali dell'Unione, Banca Centrale e Commissione Europea. Penso che sia molto importante essere qui due giorni prima del voto per dimostrare che quello che vogliamo facciano politicamente è agire per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente. L'Unione Europea si è impegnata a ridurre i suoi gas serra di almeno il 40% entro il 2030, ma è solo un primo passo. E a Stoccolma, tra le migliaia in corteo, immancabile Greta Thunberg, leader indiscussa della protesta, che ha smosso cuori e coscienze dei suoi coetanei e fa appello agli adulti. C'è chi dice che noi vogliamo solo saltare la scuola e che dovremo studiare per cambiare le cose. Il fatto è che quando noi avremo finito di studiare sarà troppo tardi. Agli adulti diciamo: unitevi a noi, scioperate, scendete in strada, abbiamo bisogno di voi tutti, adesso più che mai. Tante le manifestazioni anche in Italia, allora le vediamo con Enzo e Mirafesta in alcune delle numerose piazze. Vediamo. I primi paesi, le prime città hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica, ma noi oggi vogliamo che la nostra città, il nostro paese lo facciano e che a fianco a queste ci sia un impegno serio. È Roma, una delle piazze più affollate di questo secondo sciopero globale contro i cambiamenti climatici. Ci sono stati piccoli cambiamenti, ma non sono stati sufficienti. Dobbiamo agire ora, non possiamo aspettare il 2021 e il 2025 che entrano in vigore le leggi e le norme. In piazza anche i ragazzi di Fridays for Future di altre 120 città. Qui siamo a Napoli. Bisogna continuare a lottare perché questa classe politica non ha interesse nel difendere l'ambiente. Le richieste da nord a sud sono chiare: stato di emergenza climatica e rispetto degli accordi di Parigi per contenere l'aumento della temperatura terrestre. Scendi giù, scendi giù, manifesta pure tu. Anche a Milano sono in migliaia a sfilare per strada, tanti i bambini. Aiutateci a salvare il pianeta, perché siamo così in tanti e possiamo salvare. E poi sit-in a Bolzano, cortei a Padova, cori ad Aosta. Studenti in lotta, il clima non si tocca! E allora vediamo che cosa l'Europa ha fatto in termini ambientali con Tiziana Boeri. Nel 2008 l'Unione Europea si diede un obiettivo contro il surriscaldamento del pianeta all'origine del cambiamento climatico: ridurre del 20% le emissioni di gas serra e aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e di efficienza energetica entro il 2020. Eppure nessun paese europeo ad oggi fa quello che dovrebbe per combattere il fenomeno. E quanto risulta dall'ultimo Climate Change Performance Index, lo studio internazionale condotto annualmente su 56 paesi. Svezia e Lituania guidano la classifica, bene il Regno Unito, la Danimarca e la Croazia. Puntando sull'eolico, Stoccolma ha infatti già raggiunto gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi: almeno il 27% di fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica in più e una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. L'Italia quest'anno si posiziona meglio della Germania, ancora aggravata dall'utilizzo del carbone. Fanalino di coda l'Irlanda. La categoria politiche climatiche dello studio premia il piano d'azione con il quale il Portogallo intende raggiungere zero emissioni di gas serra nel 2050 e abbandonare il carbone entro il 2030, cosa che farà nel 2022 anche la Francia. L'Olanda infine ha appena approvato una legge sul clima che punta al 49% in meno di emissioni di gas serra entro il 2030.
Verranno aperti due fascicoli sugli scontri di ieri a Genova durante il comizio di Casa Pound, uno sugli scontri tra polizie antagonisti, l'altro sul pestaggio da parte degli agenti del giornalista di Repubblica Stefano Origone, che dice è stata una caccia all'uomo. Sentiamo Daniele Lorenzetti. Vedi fare un arresto, lo prendi e lo porti via. Può scapparci, non so, la manganellata perché hai bisogno di fermarlo, reagisce, quello che vuoi, ma tu non stai a pestarlo, poi è un pestaggio. Sul sito del suo giornale Repubblica mostra i segni sul corpo e racconta Stefano Origone, il cronista genovese, colpito dalle manganellate, ferito ieri a Genova negli scontri di piazza tra polizia e antagonisti che contestavano il comizio di Casa Pound. Nel pomeriggio è stato operato in ospedale per le fratture alle dita della mano sinistra, un episodio su cui ora la procura vuol vederci chiaro. La questura garantisce massima collaborazione. Ci poniamo in maniera assolutamente trasparente e leale per eventuali deleghe o successivi approfondimenti per la ricostruzione degli stessi senza partire da eccessi di colpevolismo nei confronti di nessuno. A Palazzo di Giustizia sono due i fascicoli contro ignoti, uno per resistenza, danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi, l'altro per lesioni aggravate. Si analizzano foto e video, saranno sentiti testimoni al vaglio, oltre al comportamento degli agenti, il ruolo eventuale di anarchici da fuori città, come scintilla degli scontri. Non faremo sconti a nessuno, dice il procuratore aggiunto Pinto. I tempi del G8, assicura, sono lontani.